Io sono un po' perplessa perché ho sentito dichiarare delle cose qui che mi fanno dubitare della considerazione che abbiamo di chi dovrebbe decidere sulle nostre cure. Ho sentito il consigliere Ambrosoli dire associazioni criminali che cercano carenze nel sistema normativo, perché infilandosi e... ma come? Cioè il sistema, il cosiddetto metodo Stamina è stato validato da un decreto fatto a livello nazionale, è stato approvato da un comitato etico. Cioè è così facile allora per le associazioni criminali infiltrarsi e vendere queste cose così campate per aria, anzi assolutamente dannose? Faccio presente che da nessuna parte è scritto ancora che ufficialmente sia stato provato che è dannoso. E oltretutto leggo anche a ulteriore riprova che dobbiamo comunque veramente preoccuparci di chi decide della nostra salute, e questo è scritto da Guariniello, dal pubblico ministero, sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che Vannoni si è approfittato insieme a Dandolina dello stato di malattie di Merlino Luca Giuseppe, dirigente dell'unità organizzativa governo dei servizi sanitari territoriali e politiche di appropriatezze e controllo dell'assessorato. Allora, e qui arriviamo a quello che è il punto ed è la ragione per cui noi siamo stati un pochino una voce fuori dal coro. Noi riteniamo che non sia stato, sia mancata una parte che è fondamentale. Le tre audizioni che sono mancate sono quelle di Luca Merlino, di Lucchina e di Bresciani, del dottor Bresciani e del dottor Lucchina. Allora, Luca Merlino è stato uno dei primi infusi col metodo Stamina. Ho sentito anche dichiarare dal presidente Fanetti che il comitato etico non conosceva i pazienti infusi, che non conosceva chi poteva essere infuso. E anche qua mi rifaccio alle indagini conclusive. C'è scritto un'altra cosa. C'è scritto: nelle somministrazioni del predetto metodo a spese del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti vi ricoverati, compresi anche, non dico i nomi, comunque il cognato del direttore sanitario, il coniuge della responsabile del coordinamento ricerca scientifica clinica, membro del comitato etico e responsabile della segreteria scientifica, e il fratello del direttore del reparto anestesia e rianimazione Tomasoni. Quindi questi sono stati fra i primi infusi. Tant'è vero che è proprio lì che i pazienti sono stati illusi. Questo è stato la grande, è stato veramente la responsabilità di Regione Lombardia, di cui noi chiediamo veramente, su cui noi chiediamo che venga fatto chiarezza, su cui non abbiamo potuto fare chiarezza. Perché ci stupiamo che poi le persone vengano, e qui lo buttiamo tutto sull'eco mediatica. Signori, l'eco mediatica è stata fatta in primis dal dottor Luca Merlino, che ha rilasciato nel maggio del 2013 un'intervista pubblica a una trasmissione, è stata citata, Le Iene, a livello nazionale, in cui diceva, e invito il consigliere Carugo a parlare col dottor Merlino, perché lui dice: ah, non ci sono assolutamente, è l'opinione pubblica che può influenzare. Ma signori miei, l'opinione pubblica è stata influenzata anche da una dichiarazione di un dirigente di Regione Lombardia. Vogliamo parlare dell'influenza dell'opinione pubblica? Parliamo di chi fa le dichiarazioni. Allora, se io sono un paziente qualsiasi, il cittadino, l'uomo della strada, che ha un figlio malato di una malattia neurodegenerativa, ha esito infausto certo, quindi muore, sono sicura, o se io stessa sono malata di una malattia del genere,
e sento che un dirigente di Regione Lombardia dichiara: io mi sono curato con Stamina, ho avuto un enorme miglioramento, sono aumentato di 15 kg, riesco a camminare. E il dottor Merlino tuttora è all'assessorato. Mi dispiace, scusate, coinvolgerlo, perché lui non è venuto invocando il diritto alla privacy. Per carità del cielo, rispettiamo la persona, ho rispetto umano massimo, ma purtroppo in questo caso c'è stata una gravissima sovrapposizione fra un malato e un malato che non si è reso conto che lui comunque, facendo determinate dichiarazioni pubbliche, andava a validare un metodo. A questo punto, un metodo che tra l'altro è stato sperimentato in un ospedale pubblico, lombardo, e non metto in dubbio che sia stata fatta, di confusione ne è stata fatta tantissima, sono stati ignorati dei documenti, AIFA ha lanciato il sasso e poi ha nascosto la mano perché prima ha detto non ci sono ragioni ostative, poi ha bloccato tutto, è stata fatta la massima confusione sia da Roma sia anche qui in Regione Lombardia, dove si sono ancora, sappiamo recentemente, si sono cercati i medici, poi i medici no. In mezzo a tutto questo, la seconda cosa su cui noi veramente siamo, ed è la ragione per cui noi non abbiamo partecipato, abbiamo votato in modo contrario alla risoluzione, per questo dico siamo una voce fuori dal coro, perché a questo punto che cosa succede? Chi sono le vere vittime, i pazienti? E per i pazienti che cosa si fa? Niente. A me è stato risposto: ma faremo per il futuro, ma adesso i pazienti sono lasciati assolutamente da soli. Io ho qui delle dichiarazioni di genitori dei bambini che dicono, dell'Osservatore d'Italia 27 agosto del 2014, che dicono che è stato dichiarato da AIFA, da Pani, che i bambini sono seguiti, li hanno messi in contatto. Beh, i genitori dicono un'altra cosa: siamo abbandonati in questo che è stato ripetutamente definito un cortocircuito delle istituzioni che prima illudono persone disperate. E poi, quando, e non entriamo sempre nel merito, perché scusatemi, ma io non ho la presunzione di dire se questo sia o no un metodo valido. Il consigliere Ambrosoli diceva che la commissione l'ha bocciato, peccato che poi il TAR del Lazio abbia bocciato la commissione, perché c'erano delle persone prevenute nella commissione, tant'è vero che poi è stata fatta un'altra commissione, di cui ancora alcuni membri sono stati sostituiti e stanno aspettando delle traduzioni, non so da che lingue siano le traduzioni, dal marziano forse, visto che non riusciamo ad averlo, possiamo suggerire noi dei nomi di traduttori molto validi, nel caso al Ministero della Sanità non riescano a trovarli. Ma questa è una questione di Roma che non ha fatto per niente chiarezza, che non sta lavorando con la dovuta sollecitudine e di nuovo il dovuto rispetto per i pazienti e per i cittadini. Ma Regione Lombardia, torniamo a noi perché questa è un'indagine conoscitiva di Regione Lombardia, nemmeno Regione Lombardia, dopo la mancanza di rispetto che ha avuto per la sofferenza di persone disperate, può esimersi dal fare qualcosa adesso, ora, per seguire i pazienti. Ed era quello che noi proponevamo. Affianchiamo dei medici come regione, e mi è stato risposto non è competenza nostra. Le nostre competenze vanno e vengono, a secondo di quello che vogliamo fare. Perché a secondo di quello che vogliamo fare noi potremmo. Non è una competenza nostra, è vero, ma hanno detto non è competenza neanche di AIFA, AIFA deve vedere solo le carte. E allora di chi è competenza? Allora Regione Lombardia, che ha l'eccellenza, lo continuiamo a sentir ripetere, nella sanità,
bene, si dimostri eccellente anche nell'umanità. Affianchiamo a queste persone che si sono trovate sole, completamente sole, nel dover valutare se ci sono e non lo sanno dei metodi alternativi, se c'è qualcosa. Sono persone disperate che hanno a che fare con una quotidianità, perché devono seguire dei bambini e molte volte sono abbandonate a se stesse anche in questo, dalla sanità, ma loro devono seguirli quotidianamente i loro bambini, non sono bambini autosufficienti. Non sono bambini che corrono in giro felici e possono andare ai nidi o alle scuole. Loro devono, oltre a seguirli nella loro quotidianità, devono occuparsi anche di questo e sentirsi dire: no, non preoccupatevi, faremo qualcosa per il futuro. I loro bambini muoiono adesso. Allora, quello che chiedo io a Regione Lombardia, che chiede tutto il Movimento 5 Stelle, è una presa di coscienza nostra, perché volendo lo possiamo fare, per affiancare a queste famiglie qualcuno. E chiediamo una persona logicamente che sia competente, nel merito competente, competenza che noi, come nonostante abbia sentito dire qui molte cose nel merito del metodo Stamina, noi non lo possiamo sapere, non si è ancora espressa nemmeno la commissione. Quindi non lo sapere. Questo è sfruttare mediaticamente il messaggio che si vuole dare. Fare delle dichiarazioni che non sono ancora appoggiate scientificamente. Aspettiamo il parere della commissione. Potrebbe essere non valido, come potrebbe essere valido. Perché di fatto finora è stato bloccato qualsiasi tentativo di poter valutare il metodo prima, durante e dopo. Questo è il fatto. Ci chiediamo perché, perché tanta ferocia. Allora ci viene il dubbio, si ha paura di qualcosa? Ma la paura è quella veramente di un danno per i bambini che non è ancora stato provato, non è stato provato da nessuno, anzi erano state fatte delle dichiarazioni che dicevano che il metodo poteva essere un metodo valido nel 2011, anche da organi ufficiali. Allora quello che dobbiamo fare noi è occuparci dei cittadini. Prenderci cura, lo sentiamo ripetere continuamente, lo sentiamo ripetere anche adesso per il libro bianco. Prendiamoci cura. Bene, prendersi cura vuol dire anche, dopo tutta questa confusione, tutta questa illusione che è stata data anche da Regione Lombardia, vuol dire prendersi le proprie responsabilità e veramente far vedere concretamente che non si dicono solo parole a vuoto. Grazie.